in collaborazione con Bike Show TV e anche Triathlon. Buonasera e benvenuti alla prima puntata di Triathlon Time, il talk show di Bike Show dedicato alla multidisciplina. Questa sera con me Danilo Gioia, patron di Bike Show TV. Buonasera. Bene, Danilo. Grazie Ivan, questa sera faccio l'ospite, faccio questa io. Stasera fai l'ospite, è inusuale per te, però insomma... Però mi piace perché c'è il triathlon, ecco. Ci sono varie discipline, quindi mi piace, c'è la bicicletta sempre, quindi sono qui ben volentieri. E con noi, dall'altra parte dello studio, abbiamo Luciana Rota, ormai nota al pubblico di Bike Show. Buonasera. E un altro personaggio che ritorna a trovarci è Daniel Fontana, reduce dall'Ironman delle Hawaii. Ciao. Buonasera Daniel. Ciao a tutti. Beh, tra l'altro io, Daniel mi sembra che deve ancora recuperare un pochino, ci diceva sì, dell'Ironman. Questo abbiamo visto un po' provato anche oggi. A me non sembra per niente provato, devo dire che proprio... Ecco, Luciana, vedi, Luciana se, subito, si è messa vicino a un bel ragazzo, ci ha abbandonato. Non è come te che ti sei messo di fianco, i capelli lunghi miei, ma non è la stessa cosa. Ho avuto una caduta qua. Scusate, ma ho bene, dovuto allora, dire la... introduzione per dire che questa sera parleremo principalmente dell'Ironman delle Hawaii, perché... perché ci sono stato io come inviato di Bike Show ad accompagnare Daniel, ho seguito la gara, abbiamo realizzato alcuni filmati, abbiamo visto cosa è stato l'Ironman delle Hawaii, che è la finale mondiale che si disputa ogni anno all'isola di Big Island, nelle Hawaii, in questa località che si chiama Kona, laddove è nato ufficialmente il triathlon e dove si racconta sempre la leggenda della nascita del triathlon. Allora, con Daniel andremo a rivivere un pochino tutta la gara delle Hawaii. Quindi sei andato in una brutta località, le organizzazioni di Luciana, loro triathlon vanno sempre nelle brutte località. E noi in redazione, però vabbè, è un grande onore avere ospite Daniel Fontana e sapere da lui proprio direttamente le emozioni, la fatica e la soddisfazione di questo grande evento. Sì. È stato 10 giorni fa veramente andare alla Mecca del triathlon, la gara più estrema del triathlon a livello mondiale, la finale dove tutti i 2000 atleti sono qualificati e essere arrivato 12esimo è stata una grande soddisfazione. E Daniel, mi sembra, Ivan, se non sbaglio, che hai fatto la miglior prestazione di un italiano nell'Ironman. Come tempo e come posizione sì, però sicuramente si può migliorare tanto. Si può migliorare, bene, questa è una bella cosa. No, sì, sicuramente, anche perché per Daniel è la prima volta, giusto, che finisci questa gara. Sei stato l'anno sì, scorso? Sì, sono stato l'anno scorso, non sono riuscito a finire la gara. Quest'anno sono tornato con l'esperienza prima e ho fatto una gara abbastanza buona. Abbastanza buona. Fa un certo effetto, non so se anche voi l'avete notato, quando si dice il primo italiano a fare questo, perché tu ti senti italiano adesso. Sì, io ormai sono da 10 anni in Italia, sono nato in Argentina, mia mamma è italiana, ho la doppia cittadinanza e sì, mi sento milanese. Beh, qui un milanese 12esimo all'Ironman delle Hawaii fa veramente piacere. Non è certo mai successo. No, no, no. Comunque è un bel successo e che vedere la voglia di migliorare. Sicuramente se l'anno scorso ti sei ritirato, quest'anno 12esimo, vedo una grande crescita. L'anno prossimo? No, sicuramente le prospettive sono buone. E soprattutto perché io vengo dalle corte distanze, ho fatto due Olimpiadi, ho fatto Pechino ed Atene e sto cominciando a fare le lunghe distanze. 2 anni fa sono stato secondo ai campionati mondiali di mezzo Ironman, una gara di 4 ore, e poi mi sono buttato in pieno al massimo del triathlon, che è l'Ironman, una gara di 8 ore. Questa volta ho fatto 8 ore 31 e mi manca ancora metabolizzare la gara dopo le sei ore, che faccio veramente fatica. Sono un buon corridore a piedi, però ancora soffro la maratona. Sì, diciamo che Daniel ha fatto questa gara, io l'ho vista da fuori, ovviamente io non ho mai fatto un Ironman, però di triathlon ne ho fatto qualcuno e devo dire che questa è una gara veramente dura, rispetto anche agli altri Ironman, perché per due motivi. Uno è per il livello della gara, che è ovviamente il più alto che ci sia al mondo, e due per le condizioni che ci sono in quella località e per il percorso, e quindi magari poi lo vedremo più in dettaglio con Daniel.
Però Daniel ha fatto un tempo che secondo me è veramente ottimo, proprio per il discorso che sta facendo lui. Ci vuole molta esperienza per arrivare e fare bene la gara, soprattutto in questo posto. Quindi è sicuramente un grande risultato e appunto il miglior risultato di un italiano in termini cronometrici e a pari merito con l'ormai leggendario Danilo Palmucci, che fece anche lui dodicesimo nel 94 tra i pro. È il nome e che quindi funziona, vedi? Danilo, hai ragione. Vedi, poteva essere. Va bene, quindi adesso vediamo il primo servizio. Beh, che è un riassunto della gara, le appunto immagini delle Hawaii. Le immagini che ci raccontano un pochino cosa è successo in queste giornate hawaiane. Bike Show TV e anche triathlon. We'll be right back.
heard you anyway. TV e anche triathlon. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube.